Ciao a tutti ragazzi, super velocemente test lampo del Masterwatt 550 Watt Bronze, che è un modello che è in giro da un po', ma non avevo mai avuto l'occasione di provare. Ce l'ho qui, non è mio, e adesso lo provo. Un boxo, vediamo un po' cosa c'è dentro di bello. Fogliettini vari, manualetti, le viti cadute, cavi modulari, l'alimentatore 6 modulare, cavo dello 220. Ed ecco il pezzo forte, classico imballaggio che si usa in questo periodo. Ta-da! 550 watt sul 12 volt, ovviamente essendo DC-to-DC. L'etichetta non può mancare. Pronti via, senza tante remore, andiamo a vedere che succede quando accendiamo. Allora, l'alimentatore, come sappiamo, è semi-fanless, infatti in questo momento la ventola è ferma. Abbiamo a che fare con il voltaggio del 5 volt in questo momento, che è preciso 5,01, 12,13, 3,36. Direi che va tutto bene. Io mi concentrerei più che altro sul 12 volt perché vuole essere un test lampo, altrimenti diventa un test lungo. E andiamo a vedere subito, mettendo un po' di carico. Allora, quello che vediamo in questo momento è un ripple del 12, piuttosto basso direi, che è intorno a un 15-20 millivolt direi circa. Non mi sembra che ci siano componenti particolarmente marcate ad alta frequenza. Quindi direi che il tutto va piuttosto bene, una buona soppressione del ripple. Andiamo ad aumentare la potenza. Particolare, anche qui vedo che comunque regge molto bene. Il ripple è leggermente aumentato, ma di qualcosa come 5 millivolt al massimo. Direi che non ci sono grossi problemi. Possiamo andare a vedere il 3,3. No, questo è il 5. Direi tutto bene anche qua, siamo intorno ai 10-15 millivolt complessivi. Il 3,3 è molto basso, particolarmente basso questo, è molto 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 basso a livello di rumori di fondo, ci cioè sono 5-7 millivolt. Direi che è tutto ok. La potenza assorbita è 331 watt, non mi metto a farvelo vedere perché comunque è scritto qui, fidatevi perché tanto non vi inganno, se no ve lo devo far vedere così. Mi diventa un po' un casino, ma ci provo. Eccola lì. Boh, quel che si è visto si è visto. L'importante è crederci. Andiamo a portarlo a massima potenza, adesso siamo intorno ai 300 watt, 400 watt. Aspettate che trovo una lampadina così. 500. Ripple è in aumento, direi. Siamo andati intorno ai 40 millivolt circa. Sì. Proviamo a portarlo a potenza massima. Io vedo che qui la ventola comunque non è ancora partita. Aumentiamo, continuiamo, vediamo che succede. Vedo che ecco, siamo arrivati a un punto dove la OCP non è intervenuta, ma ne eravamo abbastanza sicuri perché in questi casi, quando abbiamo a che fare con alimentatori che sono relativamente economici, la OCP è sempre un po' pigra, come il CX. Praticamente questo alimentatore qui è la copia spiccicata del vecchio Corsair CX come comportamento elettrico, da quello che mi ricordo. Per il resto direi tutto bene. Rettifico, in realtà la ventola era partita ma era silenziosissima. Comunque poi sono andato a vedere brevemente il ripple che si è sviluppato andando oltre il muro di mattoni, che dove la OCP non è scattata, ed era bruttino, era intorno ai 300 millivolt. Questi sono i soliti difetti che troviamo quando purtroppo la protezione OCP non interviene per tempo, e è così. Con questo vi saluto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.